Ok ragazzi, qualche secondo per il mio sponsor. Si tratta della Ciclimac di Monatesopra Bergamo, una vasta gamma di articoli di varie marche che riguardano il ciclismo. Visitate il sito e dite che vi manda Gianni Pirò. Ciao ragazzi e bentrovati. Allora, eccoci qui con il tutorial del VB200L, che è il barbecue da 200 litri. Allora, antecedente a questo vi ho fatto vedere più o meno le funzionalità che ha il VB200L. Ora, di seguito, troveremo passo passo come costruirlo se siete interessati a farlo da voi. Ok, ciao ragazzi e buona visione. Allora, ho montato una maniglia in legno per non scottarsi, ho messo dei fermi per la chiusura dello sportello, quattro fermi, e più delle catene per sostenere lo sportello quando è aperto. Ok. Ok ragazzi, allora questo è il sistema di blocco per lo sportello per caricare la legna. Ho messo una mollettina e un sistema di blocco abbastanza. Alzarlo e si blocca. Per sbloccarlo è abbastanza tirare la linguetta. Ok.
Ok ragazzi, adesso la griglia è finita e vi farò vedere, facciamo un test per vedere che scorra tutto come si deve. Ho voluto fare la griglia in modo che fosse estraibile e quindi in caso di pulizia si possa togliere tranquillamente. Ho inserito delle guide e alla griglia ho messo una maniglia. Ok. Vedete che è abbastanza semplice inserirla e anche toglierla. Adesso vi faccio vedere che c'è anche la piastra. Ho voluto fare anche per la piastra. Ho dato una leggera inclinazione verso questo spigolo per il recupero del grasso, così da far fare meno fumo e non far andare il grasso sulla cenere e sulla fiamma. Ok, poi qua in parte ci farò il recupero e quindi diciamo che è leggermente inclinata, non si nota ma c'è l'inclinazione. Infatti ho inserito questi laminati a L appunto per il recupero del grasso. Ok. Ok ragazzi, allora il pannello per appoggiare gli strumenti oppure il cotto è questo qui. Allora ho installato delle, come si chiamano, non so se si chiamano pascette per i tubi elettrici, come vedete le ho installate così, per fare in modo che quando abbiamo trasportato il barbecue, si allungano le leve lasciandole fuori le possiamo usare come banco da lavoro. Ho messo a punto queste quattro fascette per bloccare. Si blocca l'incastro, quindi è anche bello sicuro, non c'è pericolo andando a sbattere di buttare all'aria quello che c'è sopra. E quindi è abbastanza comodo. Una volta finito che abbiamo pulito piastra e tutto, non si fa altro che fare leva, si sgancia e abbiamo finito. Ok.
Bene ragazzi, spero che il progetto di B200L vi sia piaciuto, il barbecue gigante. Se vi è piaciuto commentate e condividete questo video, se volete rimanere aggiornati sui prossimi e futuri progetti iscrivetevi al canale e vi aspetto numerosi sul Fai da te universale, il gruppo di Facebook dove potete inserire tranquillamente i vostri video YouTube e le foto dei vostri progetti. Ok ragazzi, grazie per la visione e ci vediamo al prossimo progetto. Ciao, a presto! Qualche secondo per il mio sponsor. Si tratta della Ciclimac di Monatesopra Bergamo, una vasta gamma di articoli di varie marche che riguardano il ciclismo. Visitate il sito e dite che vi manda Gianni Pirò.